Ciao a tutti, siamo ancora qui, io e voi, sì, proprio voi, coloro i quali hanno sempre da ridire. A me dispiace, anche perché noto che ascoltate tutto per poi criticare, ma non sarebbe più semplice cambiare canale? Io lo farei, è il motivo per il quale continuo ad esserci. Mi tocca, tre chiarimenti. Primo, il video della siccità, lo ricordate? Voleva far pensare, avere un dubbio a tutti noi su quella che fosse la natura responsabile della siccità. Abbiamo voluto dimostrare a tutti, soprattutto a chi è un po' più su, alla punta della piramide, che la natura, nonostante la forzatura, risponde in maniera positiva. Quindi probabilmente tutto il resto è costruito, come tutto quello che stiamo vivendo. Secondo chiarimento, in merito a cosa fare a queste ennesime lezioni, mi avete chiesto cosa io farei. Io l'ho già fatto, io non sono più cittadina italiana. Forse lo avete dimenticato, ma in realtà avevo smesso di votare molto tempo fa. Che cosa credo dell'azione di verbalizzare il non voto? È un'ennesima perdita di tempo. Non è questo che cambierà le cose, ma non dare più consenso nella vita, nella quotidianità, quello che molti di noi stanno applicando ormai da diversi mesi. Le chiacchiere volano al vento, sono i fatti che fanno la differenza e c'è qualcuno che li sta facendo, anzi, li sta producendo. Terzo ed ultimo chiarimento. Ne abbiamo già parlato. Giugno 2021. 18 giugno 2021. Gazzetta Ufficiale. Conversione in legge. Numero 87. Vi ritorna in mente? È la famosa conversione di cui vi avevo parlato, nella quale erano stati presi tutti i punti che interessavano al sistema dei vari decreti legge e convertiti perché un futuro non si sarebbe più potuto porre nessun cittadino italiano. Perché? Perché confermando, dando il consenso a tutta quella legislazione successiva alla Costituzione, avremmo dovuto dare consenso anche a quella legge numero 87. E per quale motivo nessuno ne parla? Perché non è il momento. Ogni cosa a suo tempo. Di che cosa parla quella legge? Intanto andiamola a leggere. Io vi menziono soltanto tre punti di quella conversione, quelli che a mio avviso sono già stati assaggiati, assaporati in questi mesi. La conversione in legge porta il diniego all'accompagnatore nelle strutture sanitarie. La conversione in legge porta l'obbligo della non circolazione nelle zone rosse, arancioni e gialle. E sappiamo bene che questa emergenza vuole essere dichiarata per la qualunque. Terzo punto, conversione in legge per l'obbligo della mascherina negli ambienti chiusi. Sì, avete sentito bene. In realtà una legge successiva esiste già, è già stata fatta. Come mai ce la stiamo ancora portando dietro? Sapete per quale motivo ad oggi i dipendenti indossano ancora il dispositivo? Perché è così per la disposizione della Comunità Europea. La Comunità Europea che nel 2000, nell'elenco delle virus, patogeni, batteri, aveva già chiarito la convivenza che gli utenti avevano con gli stessi e invece facilmente trasmissibili tra i dipendenti delle aziende. Ma è talmente lungo questo discorso, l'abbiamo talmente affrontato tante volte che probabilmente dobbiamo dedicargli una puntata intera. A me basta soltanto che ognuno di noi non si faccia più prendere in giro da nessuno, non soltanto dal sistema.
ma anche dal controsistema. Ciao a tutti.